Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Breaking Out. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors del mondo Lego. In questo video vi parlo del nuovo set dedicato alla nuova serie televisiva What If dell'universo Marvel apparso su Amazon Francia. E ora sigla! 42. Siamo arrivati al solito momento dell'anno in cui alcuni siti incominciano a proporre e mostrarci delle pagine in anteprima dei prossimi prodotti Lego, prima ancora degli annunci Lego ufficiali, ed è questa volta il turno di Amazon Francia che ci mostra le foto e alcuni dettagli del nuovo set Lego dedicato al Marvel Cinematic Universe della serie animata What If, in arrivo ad agosto su Disney Plus. La serie tratterà alcune versioni alternative dell'universo Marvel dedicato appunto ad alcuni punti focali di tutto quello di tutte le vicende che sono avvenute nell'universo Marvel negli ultimi 10 anni. In particolare questo set, il 7694, ci mostra una versione alternativa dell'Hulkbuster di Tony Stark realizzato con pezzi di recupero presi dal pianeta Sakaar, il famoso pianeta spazzatura artificiale presente nel film Thor Ragnarok. È realizzato dal Gran Maestro, che nel film è interpretato da Jeff Goldblum. Il set si chiama Tony Stark Sakaarian Iron Man e oltre all'Hulkbuster sono presenti 3 minifigure, quella di Tony Stark ovviamente con un interessante easter egg, ovvero la maglietta con il simbolo dei Metallica, una Valkyria e The Watcher. Il set è composto da 369 pezzi e su Amazon Francia, prezzo non ufficiale, ovviamente è prezzato 43€, in uscita il 1° di agosto, insieme probabilmente con la serie TV su Disney Plus. La parte interessante di questo set, oltre ai colori particolari dell'Hulkbuster, è il fatto che proprio l'Hulkbuster si possa trasformare, quindi scomporre in vari pezzi e ricomporre in auto. E questo è per noi appassionati Lego sicuramente molto interessante, visto che ci fa capire che Lego sta iniziando a intraprendere un viaggio nel mondo del trasformismo, dei robot che si trasformano, e questo ci fa molto molto piacere. Quindi ricapitolando, il 1° di agosto avremo sicuramente questo set 7694 Tony Stark Sakaarian Iron Man con 3 minifigure, 369 pezzi all'incirca 43€. Se ti è piaciuto questo video e questa news e il lavoro svolto, mi raccomando un bel pollice su, attiva la campanella sotto per non perdere le prossime news e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!